Amici sportivi del gruppo televisivo TV1, buon pomeriggio da Cristian Solaini per questa prima giornata del girone di ritorno del campionato di seconda categoria, seconda divisione, girone B. A Cisco Roma, contro la Cisco Roma, qui a Roma, al Francesco Gianni di San Basilio. Una partita importante, quella della Figline, che però ha molte assenze, l'ultima proprio pochi istanti fa durante il riscaldamento di Stefano Pardini, che ha risentito di un dolore alla spalla, e quindi per Mister Semplice un'altra tegola su questa gara dopo le assenze pesanti di Enrico Chiesa e di Robbiati, e poi la squalifica di Emiliano Frediani per somma da munizioni, e quindi insomma una formazione rimaneggiata, quella di Mister Semplice, che ha dovuto portare anche degli elementi come Natale Silvestro dalla, insomma, quindi una partita che inizia subito con non buoni auspici, però speriamo che possa smentire le aspettative la squadra gialloblu. Andiamo a leggere quelle che sono le formazioni in questo anticipo. Siamo di sabato a giocare qui nell'impianto di appunto Francesca Gianni a San Basilio, a Roma. Una gara che vede in porta per la squadra locale della Cisco Roma La Fuenti, poi Balzano, Angeletti, Amadio, Di Fiordo, Lo Piccolo, Belle, Bagalini, Ciofani, Morbidelli e Sola. A disposizione del mister Lopez, Paoletti, Cottini, Mazzarani, Mallardi, Luciani, Guglielmelli e Cruz de Silveira. Risponde invece il Figline con tra i pali, quindi non Stefano Pardini, appunto infortunatosi proprio durante la fase di riscaldamento, ma bensì con Cristiano Novembre, che esordisce così di fatto proprio nel campionato di seconda categoria. Questa è la sua prima esperienza nei professionisti del giovane promessa del Figline, un portiere che tutti ci aspettiamo faccia una buona partita, perché insomma le caratteristiche e le capacità ce le ha. Quindi dicevamo Cristiano Novembre, poi Mugnaini, Sereni, Bettini, Consumi, Peruzzi, Fanunchi, Giglioli, poi coppia d'attacco Fioretti, Iacona con Galbiati al centrocampo. A disposizione Mister Semplici, appunto adesso Stefano Pardini, Bogi, Cacelli, Campolattano, Del Vivo, Natale e Vezzosi. Arbitra entro l'incontro il signor Magno O di Catania, coadiuvato dal primo assistente signor Bambini e il signor Cucchiarini della sezione di Umbra di Città di Castello. Gara che ha preso inizio in questo momento, subito con la Cisco Roma che attacca dal destra dei vostri teleschermi verso la sinistra, in consueta maglia bianco-rossa, il tiro, la conclusione, alta sopra la traversa, il tiro da parte di Angeletti. Cristiano Novembre adesso va al rinvio, un altro grande esordio, quindi quest'oggi quello di Giordano Fioretti, esordio dal primo minuto, perché comunque Giordano Fioretti aveva giocato alcuni spezzoni in varie gare del girone d'andata. Giordano Fioretti che è di casa praticamente qui a Roma, essendo lui proprio della zona, mi diceva che potrebbe aprire le finestre e vedere la partita sua madre direttamente da casa, quindi un'emozione anche per lui esordire proprio dal primo minuto in una partita importante come quella di quest'oggi. Un Figline che sicuramente arriva con le credenziali della squadra che è in testa alla classifica insieme alla Viareggio, però che con le assenze potrà avere grosse difficoltà nel cercare il risultato positivo. Intanto Fioretti cade a terra, forse subisce anche fallo, ma il direttore di gara dice che non c'è niente. Poi Consumi per qualche attimo prende possesso della palla, ma poi il pallone arriva da Balzano che perde palla. Attenzione, attenzione Fioretti. Poi un passaggio indietro da parte di uno dei giocatori della Cisco Roma per La Fuenti, che poi sta per sbagliare, attenzione, per un soffio Fioretti non arriva sul pallone, soffiandola al portiere avversario. Tanto Fanucchi appoggia Galbiati tra due uomini, viene atterrato, calcio di punizione quando sono trascorsi 1 minuto e 44 secondi, e il risultato ovviamente ancora sullo 0-0. Qui a Roma, per questa prima gara del girone di ritorno, gara che arriva dopo le feste natalizie, Mister Semplice che deve fare anche a meno di Pasquini in panchina per un infortunio abbastanza grave che terrà lontano dai terreni di gioco per circa un mese e mezzo il giocatore gialloblu. Un infortunio che è stato causato durante l'amichevole di domenica contro la Pistoiese, un brutto intervento in una gara soprattutto che non contava niente, che va così ad aumentare
gli uomini in nemeria del Figline. Intanto un batti ribatti davanti all'area del Cisco Roma, in qualche modo libera la difesa, prova a far partire il contropiede, ma è bravo Peruzzi, ritacco a liberare, Mugnaini salta prontamente, attentamente Sola, poi ancora Mugnaini in possesso palla, deve portarsi alla spasso, poi interviene adesso in qualche modo la Cisco Roma. Bagalini allarga sulla sinistra, sale sulla sinistra Angeletti. Angeletti porta via il pallone, ha davanti a sé Giglioli, mette al centro, capisce tutto Peruzzi, facile per il centrale difensivo della Figline provare a ripartire in contropiede con Consumi che appoggia adesso a Galbiati, che ripete sulla sinistra, aspetta il movimento forse di Fioretti, poi serve, cerca di servire Fanucchi, non si capiscono due, si arrabbia Mister Semplici, quindi può ripartire adesso la Cisco Roma. Sola poi appoggia, sbaglia l'appoggio il giocatore della Cisco Roma, prova a intervenire Iacona ma con calma l'appoggio di Di Fiordo verso La Fuenti per la ripresa gioco a favore della Cisco Roma dopo 3 minuti e 30 secondi del primo tempo. Colpo di testa di Peruzzi sul Morbidelli, poi Consumi, Sereni sulla sinistra, Sereni, passaggio lungo, scivola un giocatore della difesa della Cisco Roma, prova a affrontarne Fioretti che però viene atterrato, dice il direttore di gara che non c'è niente. Beh, un fallo sicuramente c'era stato, forse prima di Fioretti sul giocatore della Cisco Roma, ma sicuramente anche se c'era il primo, il secondo su Fioretti. Il direttore di gara ha deciso di non fischiarne nessuno dei due e quindi palla che adesso arriva comunque a Fioretti che serve in qualche modo Iacona. Iacona è già in area, Iacona si deve girare, deve appoggiare attraverso Giglioli, proverà la conclusione fuori, fuori dal specchio della porta, difesa dalla Fuenti. Al quarto minuto, Figline che si fa vedere davanti all'area della Cisco Roma con una conclusione di Giglioli, cioè la Fuenti al rinvio. La Fuenti al rinvio lungo sulla destra, probabilmente salterà Galbiati, però interviene molto bene Bellè. Palla che ancora viene gestita da Amadio, Amadio prova a servire centralmente, ci riesce Morbidelli, Morbidelli prova lo scambio con il compagno Ciofani, ma la palla va a finire in fallo laterale, con la rimessa che sarà affidata a Samuele Sereni. Samuele Sereni che sul lato sinistro fa parte del quartetto della difesa delle Figline, centralmente Bettini, Peruzzi, sulla destra invece Mugnaini. Al centrocampo invece il Figline schiera come al solito i tre uomini come Galbiati sulla sinistra, Consumi sul centro e Giglioli sulla destra e poi Fanucchi dietro le punte che sono Iacona e Fioretti, anzi Fioretti punta più avanzata dei due. Giordano Fioretti appoggia indietro, Consumi, lancio lungo verso Iacona, 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 attenzione, l'uscita un po' incerta di La Fuenti ma non riesce a intervenire Iacona. Per invio immediato del portiere sul quale Peruzzi va a coprire su Ciofani e poi lascia sfilare in fallo laterale. Ha qualcosa da ridire Peruzzi con Ciofani, una bella battaglia tra i due giocatori fisicamente molto prestanti. Una battaglia che era già iniziata nella prima partita del campionato. Ricordiamolo alla Goffredo del Buffa, l'esordio del Figline è iniziato con una partita vincente, tre punti importanti, che ha dato subito morale alla squadra gialloblu che per la prima volta nella storia iniziava da una partita in casa, la propria avventura calcistica, e è iniziata subito bene con una importante vittoria. Intanto Fioretti prende un paio di calci dai giocatori, cade a terra per un calcio di punizione. Ora Giglioli va a chiedere maggiore titolo di gara, il signor Magno di Catania. E palla poi viene lasciata a Consumi. Dicevamo vittoria per 2-1. Era passata in vantaggio con Ciofani proprio credo la Cisco Roma se non vado errato. Poi a corso di distanze Enrico Chiesa e poi il vantaggio di Emiliano Frediani. Intanto primo calcio d'angolo a favore della Figline per la vittoria appunto della Figline per 2-1 nella prima di campionato. Primo calcio d'angolo della Figline sulla palla. Va come di consueto Galbiati all'assenza di Chiesa. Galbiati prova a mettere alto l'intervento da parte di Morbidelli, la difesa poi in qualche modo libera, Giglioli prova la conclusione ribattuta dalla retroguardia biancorossa. Palla però adesso viene tenuta da Balzano, allarga sulla destra, il controllo errato da parte di Bellè, palla che va a finire sul fallo laterale con Sereni che andrà alla battuta. Giglioli
Consumi alza bene per Sereni. Sereni ha qualche difficoltà nel controllo, poi prova un passaggio centrale alto e il pallone prova a finire tranquillamente tra le mani di Lua Fuenti. Adesso Cisco Roma che prova a riprendere il gioco con al centro insieme a Morbidelli. Morbidelli poi perde palla, Fanucchi prova a servire Fioretti, lo serve, ma però non riesce ad agganciare il numero 9 del Figline. E palla che va a finire di nuovo tra i piedi della Cisco Roma, con Angeletti adesso in possesso palla sulla sinistra. Centralmente a cercare Morbidelli che appoggia indietro verso Amadio. Amadio allarga sulla destra per il capitano di quest'oggi che è Bellè. Bellè prova il cross, l'intervento di Sereni per il primo calcio d'angolo anche per la Cisco Roma. 8 minuti, il tempo trascorso di questo inizio gara, 0-0 ancora il risultato. Calcio d'angolo che avrà battuto adesso con la chiamata dello schema da parte del giocatore della Cisco Roma. Il cross centrale, attenzione, si gira Bellè e la palla va a finire sopra la traversa in questa prima occasione da segnalare per la Cisco Roma. Quando sono trascorsi 9 minuti ci prova la Cisco Roma. Palla che va a finire in fallo laterale, non controllata dal giocatore esterno di destra Balzano, e quindi sarà fallo laterale battuto ancora da Sereni. Figline in gestione con Giglioli. Poi ancora palla che rimane tra i piedi dei gialloblu. Iacona adesso riceve il pallone in qualche modo, poi deve combattere due uomini, la palla poi arriva a Fanucchi, salta un uomo. Fanucchi porta il pallone per cercare l'ingresso in area, poi va sul fondo, mette al centro, spizza la difesa, libera in qualche modo e mette in calcio d'angolo Sola. Secondo calcio d'angolo per il Figline con Galbiati che chiama lo schema del Figline. Il direttore di gara va a redarguire gli uomini in area, ci ha visto qualcosa ovviamente di non regolare tra i giocatori in maglia biancorossa e quelli in giallo-blu. Ancora il direttore di gara a richiamare l'attenzione, intanto Galbiati va a battere il calcio d'angolo basso, la deviazione, la girata di Iacona. Ci prova anche il Figline al decimo minuto abbondante. Intanto ancora possesso palla del Figline, c'è un'azione interessante di Iacona che poi viene messo a terra dopo l'errore grave di Di Fiordo. E quindi calcio di punizione, una posizione interessante sul pallone Fanucchi e Galbiati. Buono anche il calcio di Emiliano Fanucchi. Ricordiamo questa stagione a segno ben 3 volte. E vediamo anche Consumi insieme a Galbiati per lo schema di calcio di punizione. Sarà sicuramente Fanucchi alla conclusione, all'undicesimo minuto. Calcio di punizione che viene battuto in questo momento. Fanucchi, il tiro, la conclusione. Ribattuto dalla schiena di palla che rimane ancora viva. Mugnaini, il tiro. E palla che va a finire sul fondo. Adesso la rinvio La Fuenti, quando sono trascorsi quasi 12 minuti del primo tempo, è stato ancora 0-0, un'occasione per parte delle due squadre nate da due calcio d'angoli e poi comunque un buon possesso palla da parte degli ospiti delle Figline, con una Cisco Roma con qualche difficoltà nel difendere e poi con troppa furia forse nel provare a riprendere l'azione o comunque a gestire il pallone. Intanto il fallo laterale viene battuto adesso dal Cisco Roma, passaggio centrale basso per Morbidelli. Morbidelli deve appoggiarsi indietro verso Angeletti. Angeletti prova la conclusione da una distanza abbastanza proibitiva, chiude bene Giglioli in fallo laterale. E adesso sarà lo stesso Angeletti a laterale.
Angeletti Morbidelli, ancora il passaggio dal numero 3, poi Sola, Morbidelli,